Povero Icaro, sei volato troppo vicino al sole, ma grazie a questo siero di mia creazione, non solo ti riporterò in vita, ma ti darò un potere divino. Bestia! La fine è vicina. Ma che dici, sono io il narratore? Ispettore, devo parlare in privato con suo figlio, lo so che si è nascosto nel cassonetto della spazzatura. Ah, cazzo. Va bene, vi lascerò pomiciare in privato, ma poi a casa facciamo i conti. Che cazzo guardi, Bruce Lee? Guarda, Gian Domenico, io apprezzo molto questo tuo tentativo di volermi far riconciliare con mio padre, ma questa volta non ho intenzione di tornare indietro, me l'ha combinata troppo grossa. Basta! Ti capisco, Rutilio. Ma sai, a volte la vita è un po' come la cacca. In che senso, Gian Domenico? Nel senso che può essere dura, ma quando l'hai fatta, ti sei liberato di un peso. Non capisco dove vuoi andare a parare, Gian Domenico. Io voglio semplicemente dire che forse potresti chiudere un occhio per una volta. Per una volta? Tu sei rimasto indietro, Gian Domenico. Io ho finito sia gli occhi da chiudere che le guance da porgere che i coglioni da rompere. Oh, capisco. Allora la mia visita credo sia inutile. Esatto. Magari parlerò con tuo padre. No, non mi interessa. E che cazzo. Accomodati, Gian Domenico. Tante care cose, Rutilio. A proposito, Gian Domenico, riprendete il mio costume, a me non serve più. Ah, ma quanto ci mette? Ci vuole così tanto a convincere un coglione a cambiare idea? Buonasera, ispettore. Sei in ritardo, Gian Domenico. Ah, lo fa cosa c'è qui dentro? No, cosa c'è? C'è il costume di suo figlio. Me l'ha riconsegnato perché ha detto che si ritira. Ah, tanto meglio, un coglione in meno per le strade. Ma ispettore, non crede sia il caso di chiedergli scusa? Chiedergli scusa? Quel verme mi ha umiliato davanti a tutta la città usando il mio unico punto debole, cioè te! Non glielo perdonerò mai! Sì, l'ha offesa, ma lei approfitta ogni volta per rubargli la ragazza. Credo che qui il vermetto sia lei, ispettore. Cosa? Gian Domenico, ma da che cazzo di parte stai tu? Dalla mia, ispettore. Ah sì? Adesso vuoi metterti in proprio anche tu? Ah merda, io non ne posso più di questa squadra di merda che ogni volta che dico qualcosa non si fa mai quello che dico io. Ispettore, questo è egoismo. No, è il comando e se continua così sciolgo la squadra. Ma adesso basta, mi sono rotto le palline. Almeno con Pier Silvanus lui mi considerava, mi voleva bene anche se ero uno squattero. Qui non c'è ordine, non c'è logica. Ah, ti manca Pier Silvanus? Raggiungilo allora, stronzo. Ispettore, lei è un cazzo di mostro. Se l'è cercata. Come si è permesso di uccidere Don Franchino? Io l'avevo salvato, era sotto la mia tutela. Ah, Gian Domenico, non fare il melodrammatico. Non te lo inculavi di pezza nemmeno tu. Basta, ispettore. Non si permetta mai più di alzare la voce con me, ha capito? Adios, hijo de puta. Porca troia, siamo sotto attacco! Riparati, Gian Domenico! Sì, ispettore, ma la cosa non finisce qui! Ti ricordi che dopo facciamo i conti? Non mi sembra molto bravo. Ma dove cazzo guarda? Ah! Madre di Dio. Questo non c'entra un colpo. Eh già. Mi pare di conoscerlo. Vediamo un po'. Ah, sì, questo è Bedshot. Quello che non c'entra mai un colpo quando spara. Ma perché non cambia lavoro, sto pezzo di merda? Ah già, perché ora è morto. Beh, un colpo l'ho centrato io però. Gian Domenico, avanti, vieni qua, dove sei? Se l'ispettore pensa che questo risolva tutto tra di noi, ti sbaglia di grosso. Accidenti, mi sono anche stegliato un'unghietta per premere il grilletto. Gian Domenico... Oh. Mi sembra di aver sentito una voce che conosco. Sono qui, tutta per te. Cosa? Questa era... No, non è possibile, la strega è morta. E girati, insomma! Ma... strega! Oh, cavolo! Tra tutti i buchi di trama, tutto mi aspettavo tranne che tu resuscitassi. Ah, perché non conosci la potenza del trama? È un buco di trama. Oh, ora sono felicissimo. Bene, questo sarà un ottimo colpo al cuore per l'ispettore. Grazie, padrone, ti voglio bene. Seguimi, Gian Domenico. Dai su, avanti. Entra nella suite in cui finalmente faremo l'amore. Oh, una notte di tante coccole e passione, che bello, strega. Dai, che si ammoscia la banana. Oh, questa non l'ho capita. La banana di chi esattamente? Basta cazzate, non abbiamo tutto il giorno. Non lascia perdere, non capiresti la mia via. Esattamente dove l'ha messa? Vabbè, non voglio saperlo. Comunque, entri anche lei in questa magnifica suite d'amore. Ottimo, passi due! Oh, strega, dove è andata? Mi scusi lei, signore. Ha per caso visto la strega?
Non la trovo più. Non c'è nessuna strega salamandra, Gian Domenico. È soltanto un vecchio trucchetto con il quale ti ho ingannato. Cosa? No, l'ispettore può avere bisogno di me, mi fa zaffire. Non puoi. Queste sbarre sono fatte della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E farebbe? Il tramo di buco. Ehi, senti, Jackie Chan, visto che fai il guardone, hai per caso visto una salamandra? Ma chi? N'hai visto nulla. Ma che ca... Ma di dove sei, si può sapere? Pechino a mere. Ah, neanche i cinesi sono più cinesi. Pilot? Pilot? Ma che... Oh, wow, mi piace il tuo accento, sono proprio un pilota, sì. E stasera sembra che il mio aereo abbia finalmente trovato un hangar. Tu che dici? Vuoi scopare? Oh, sogno sondesto, amor, facciamo presto buco di trama! Oh, anche poeta, non mi ero mai spogliata così in fretta. Sì, sono un poeta. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una fregna oscura e la diritta via era il mio capo. Assumi la zoccola! Ma non chiamarmi stupida! Lascia stare lì! Ma insomma, ti è morto l'ultimo neurone che ti è saltato in testa! Ma aspetta, quella era una criminale! E da quando fai il tuo lavoro? Stasera comunque che mi scopo io, te? No, dopo quello che è successo io ste cose ne faccio più. E non guardare la telecamera quando mi parli, cagna raccomandata! Comunque ora ti sei appena ripulita? No. Ah, fanculo, avevo anche preparato le manette alle spalliere del letto! Veramente stavo a guardare Fumarea sotto la porta? Ma che sono quegli effetti speciali? Ma che cazzo avete assunto? Insomma, fai il tuo lavoro, supereroina, salvami! Odilio, se sei tu, giuro che ti smonto! Ma che cazzo? Ecco il super cattivo! La fine!